doversi trattenere. Sedite e cominciamo allora. Pensate che c'è ancora il nome che mi aveva scritto mia madre perché avevo un anno meno di voi quando ho letto questo libro. Quindi vedi, c'è riportata nella prima pagina una riproduzione di una delle versioni della Divina Commedia che oggi è conservata al British Museum. Questa è circa del 1400, quindi un bel po' di tempo dopo che è stata scritta quella originale. Vi ricordo che anche Boccaccio era tra gli estimatori di Dante e ha contribuito a farne copiare diversi codici. Codici vuol dire versioni. All'inizio chiaramente erano a mano perché non era ancora stata inventata la stampa. Questa era una versione su pergamena. Bello, vero? Almeno a me piace un sacco. Allora inizio. Qui c'è la versione semplificata. Quando poi arriviamo a leggere il pezzetto originale, lo commentiamo insieme. Dante aveva toccato già i 35 anni quando, vivendo una vita disordinata e agitata dalle passioni, si smarrì un giorno in un bosco. Ovviamente è una metafora del peccato, di tutto quello che lui faceva che non andava mica tanto bene. Era un bosco folto, oscuro, pauroso, e più Dante cercava ad orientarsi per uscirne, più si rendeva conto dell'impossibilità dell'impresa, sentendo crescere nel suo animo la disperazione. Dopo un lungo, angoscioso aggirarsi, si trovò infine ai piedi d'un colle, illuminato dai raggi del sole, e questo fece rinascere in lui un poco di fiducia. Ma ahimè, qualcosa di più terribile doveva ancora accadergli. Ecco, infatti, mentre s'accingeva a salire su quella collina luminosa, apparirgli una lonza, una pantera. Cioè una pantera agile, dalla pelle maculata, che pareva animata dall'intenzione di impedire a Dante il cammino della salvezza. Impressionato dall'apparizione della belva, egli fu più volte sul punto di tornare sui suoi passi, quando improvvisamente gli si parò dinanzi un leone, così terribile nell'aspetto che perfino l'aria pareva averne paura. E dopo il leone, ecco ancora un'altra belva, una lupa, vi anticipo, che rappresentano i suoi difetti, ok? La superbia, la cupidigia, cioè di essere un pochettino avaro. A questo punto Dante perse del tutto la speranza di poter raggiungere la cima del colle. E già atterrito fuggiva indietro nel folto del bosco, quando si vide accanto una persona, appare Virgilio qua, pensate che emozione, era il suo poeta preferito, cioè come se io mi trovassi smarrita e mi arrivasse lì Leopardi che mi dice cosa devo fare, a parte che tra me e lui non è che abbiamo tanto ben capito come uscire da certe situazioni problematiche, però questo è un altro discorso. Una persona che lui stesso non avrebbe saputo dire se fosse un uomo in carne ed ossa o un fantasma, e tuttavia, angosciato, si volse ad essa implorando: abbi pietà di me, aiutami, chiunque tu sia, ombra o uomo come me. E a lui quel misterioso personaggio, da più di 1000 anni sono morto. Fui un poeta e vissi a Roma. Al tempo di Augusto, noi sappiamo bene che è vissuto al tempo di Augusto e ha anche saputo ingraziarselo, diciamocelo. E cantai le avventure di Enea, infatti ha scritto l'Eneide, giusto? Scampato dalla distruzione e dall'incendio di Troia. Una incredula, lieta meraviglia colpì Dante. Ma allora esclamò: tu sei Virgilio, Virgilio, il poeta che ho amato più di tutti e che ho sempre considerato il mio maestro. Ti prego, aiutami a sfuggire a quelle tre fiere, sono le belve, e ad uscire da questo bosco pauroso. Ti aiuterò. E lui rispose pacatamente l'ombra dell'antico poeta: sfuggirai alle fiere e uscirai dal bosco, ma il cammino che dovrai percorrere sarà lungo. Io ti guiderò attraverso i regni dell'oltretomba. Vedrai l'inferno, i dannati che urlano per i loro tormenti, e vedrai nel purgatorio gli spiriti che sono lieti di soffrire in attesa di salire al paradiso, dove godranno dell'eterna beatitudine. Le parole di Virgilio,
La proposta di quello straordinario viaggio nei regni dell'oltretomba destarono in Dante una dubbiosa esitazione, vuol dire, mamma mia, ho capito che questo mi aiuta, ma io ci avrei anche un po' di paura perché non mi pare che la via sia semplice. Ma come potrò io seguirti? A nessun uomo è stato mai concesso quello che tu dici. Beatrice, colei che tu amasti in vita e che ora è santa in paradiso, è scesa nel limbo per pregarmi di venire in tuo aiuto. Lei mi ha chiesto di guidarti attraverso l'inferno e il purgatorio. Non temere dunque e seguimi. In realtà nella commedia originale lui lo rimprovera anche, dice: non vorrei mica che tutta questa gente, Beatrice, anche altre persone, altri spiriti abbiano fatto questa fatica per niente, perché adesso tu hai paura, vedi modo di muoverti, cioè il tono era un po' più perentorio. Così parlò Virgilio e Dante, al nome di Beatrice, sentì nascere in sé il coraggio e svanire ogni esitazione. In realtà c'era paura anche a guardarla, però, altro discorso. No. Non era più motivo di temere e dubitare se Beatrice dal cielo lo proteggeva. Egli era pronto a seguire Virgilio in quel viaggio che mai nessun uomo prima di lui aveva compiuto. Ma prima di intraprendere anche noi con Dante quell'inusitato viaggio, vuol dire viaggio molto particolare, forse è bene soffermarci a spiegare qualcosa. Abbiamo detto che Dante si era smarrito in un bosco. Cos'era quel bosco? Nella poesia di Dante, tutta piena di simboli, come tutta quella medievale peraltro, quel bosco è il peccato e sta dunque a significare che Dante, nella sua vita disordinata, aveva abbandonato la via della virtù, cedendo alle passioni che abbruttiscono l'uomo. E le tre fiere che gli appaiono l'una dopo l'altra, che stanno a significare? Quei peccati di cui appunto Dante si era macchiato, la lonza dalla pelle immacolata e la lussuria. Si è fatto un po' prendere dall'amore, ma non nel senso proprio bello bello, un pochettino, insomma, sempre nella visione dell'epoca, voglio dire sporcaccione, ma insomma, il leone e la superbia, la lupa la cupidigia. Quanto a Virgilio, egli farà da guida a Dante, non solo perché fu un sommo poeta, ma perché fu anche uomo di grande saggezza. E con la sua saggezza aiuterà il peccatore Dante a redimersi, cioè a trovare una soluzione, a rimediare a quello che aveva fatto di sbagliato, conducendolo attraverso i regni dell'oltretomba. Adesso c'è proprio il pezzettino originale, vorrei proprio farvelo sentire e ve lo avvicino così vedete se lo potete anche leggere con me. Cerco di farvelo vedere meglio che posso, perché sono anche pagine lucide con un po' di riflesso. Nel mezzo del cammin di nostra vita, allora i 35 anni erano quasi una mezza età, perché erano altri anche, altra è l'aspettativa di vita. Mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Vedete la rima? Primo verso col terzo verso. E quanto a dir qual era, è cosa dura, vuol dire, adesso spiegarvi un po' com'era questa situazione, è difficile. Questa selva selvaggia ed aspra e forte, vedete queste e che si ripetono, lo faceva anche Petrarca, si chiama polisindeto. Noi quando scriviamo mettiamo virgola, virgola e solo alla fine, ma lì lui ha fatto apposta a usare tutte queste e, sia per le sillabe che devono rispondere a un certo numero, ma anche per farti capire quanto proprio gli pesassero questi aggettivi uno dopo l'altro, era aspra, era forte, vuol dire che fatica, che situazione brutta quella in cui mi trovavo, che nel pensiero rinnova la paura, vuol dire solo se ci penso mi viene ancora paura. Qui hanno messo puntini perché hanno saltato un pezzetto. Andiamo avanti. Mentre ch'io ruinava in basso loco, mentre io stavo scivolando, cadendo sempre più in basso. Dinanzi gli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco, cioè mi si è presentato davanti chi mi sembrava quasi offuscato da questo lungo silenzio in cui stava da tanto tempo. Quando io vidi costui nel gran deserto, quando io l'ho visto in mezzo a tutto questo niente, miserere di me, gridai a lui, miserere è puro latino, vuol dire pietà, perdonami. Perdonami significa, abbi pietà di me, gridai a lui.
Qual che tu sii, o d'ombra o d'uomo certo, chiunque tu sia, o uno spirito o un uomo vero. Questo sì non è che parla perché non sa il congiuntivo, ragazzi, non è mica un errore, è perché la lingua ha subito delle evoluzioni e nel Medioevo si parlava ancora così, non esisteva il congiuntivo come lo intendiamo noi oggi con la desinenza in a. Risposemi, mi rispose. Ok, rispuo, vedete, oggi non si dice così, si dice rispo, ma allora era corretto così. Non uomo, uomo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantovani per patria, ambedui. Vuol dire non un uomo, uomo già fui, sono già stato uomo, adesso sono uno spirito. E li parenti, nel senso di genitori, come parents in inglese, furono lombardi della attuale Lombardia, mantovani per patria, ambedui. Infatti lui era mantovano, come vi ho detto, di origine. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne da Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Vuol dire io sono stato un poeta, ho cantato, cioè ho raccontato attraverso un poema di quel giusto figliuol d'Anchise, Enea sarebbe, che venne da Troia, poiché, dopo che. Oggi noi lo attacchiamo e scriviamo poiché con l'accento, però vuol dire un'altra cosa. Allora invece voleva proprio dire dopo che il superbo Ilio Troia fu combusto, bruciato. E voi sapete bene che dopo il cavallo Troia è stata alla fine data alle fiamme, vero? Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Vuol dire, ma tu, ma perché vieni qua a star male in questo posto? Ma sali questo monte. E lui avrebbe voluto Dante, ma sai che non era capace, scivolava e per di più c'erano le tre belve. E dice, perché non sali questo monte che ti porterà il bene, che è il principio di tutta questa gioia? Ecco, io sedite per non affaticarvi troppo, mi fermerei qua. E poi, se vi fa piacere, se vi è piaciuta questa letturina così che abbiamo fatto insieme, che dovete solo che ascoltare, se vi fa piacere, magari le prossime volte vado avanti sempre con questo libro, vi leggo qualcosina d'altro. Vedete qui c'è proprio raffigurato Dante, Virgilio e le tre fiere. Vi dico già che il prossimo è molto bello. Perché praticamente si racconta, l'altra parte che ci tengo a dirvi. Quando Virgilio racconta a Dante di avere parlato con Beatrice, di essere stato invitato da lei a fargli da accompagnatore, ed è molto bello quello che lei gli riferisce, bello proprio anche poeticamente. Quindi, se vi fa piacere, ci troviamo alla prossima puntata col nostro Dante. Va bene? Ciao!